Vado io! Ciao, come stai? Ciao, sto bene. Mi chiamo Paolo Baldini, Dubfile. E sono felice di essere tornato qua all'Alba dopo tanto tempo. Cosa fai nella vita? Nella vita faccio il musicista, il produttore. E mi alterno tra l'attività live e l'attività in studio. E sostanzialmente mi occupo di musica. Com'è stato il tuo primo approccio alla musica? L'approccio alla musica è stato non familiare, nel senso che nella mia famiglia non si consumava musica, però rimasi da ragazzino, molto giovane, affascinato dall'effetto disturbante che aveva la chitarra elettrica negli anziani dell'epoca, che potrebbero essere stati i miei coetanei di adesso. E quello mi avvicinò alla musica, inizialmente quindi alla musica rock, alla musica punk, alla musica rock. Sono cresciuto in Friuli, in provincia di Pordenone, e non ho ancora smesso di crescere, quindi sono ancora lì. Secondo te il posto in cui sei cresciuto ha influenzato la musica che fai? Sì, sì, assolutamente. Cioè, a parte che penso che l'arte sia più di qualsiasi altra cosa in qualche modo condizionata dal territorio che ti ospita, sia dal paesaggio che dal tessuto sociale, dal tessuto urbano, quindi sì, sicuramente ha contribuito a determinare quello che sono. Che genere di musica fai? Io faccio musica reggae in tutte le sue declinazioni. Come la crei? Beh, la posso creare in diversi modi. Quando lavoro come produttore può essere che sono connesso a una band di cui faccio magari la produzione artistica e quindi in qualche modo accompagno i musicisti a creare e a performare la canzone. O se no posso anche creare la musica in studio indipendentemente, anche lavorando in produzione, in sovrapposizioni di performance che posso suonare io, che posso programmare, che posso far suonare altri musicisti, in molti modi. Per te il testo delle canzoni è importante? Cioè, sì, è molto importante. Lo dico magari sorridendo perché è l'unico aspetto della musica, diciamo, che non ho mai vissuto in prima persona, perché non ho mai scritto un testo per una canzone, quindi in qualche modo sì, ne rimango anche affascinato e come visore esterno rispetto a questa cosa. Però so che è un aspetto estremamente importante nel processo di costruzione di una canzone, sul quale sì, mi piace sempre in qualche modo capire cosa si dice, cosa si vorrebbe dire in una canzone. A che artisti musicali ti ispiri? Diciamo a molti. Ho un pantheon variabile di riferimenti musicali. Ci sono dei riferimenti musicali molto giovanili per me che hanno contribuito a creare alcuni aspetti dell'estetica che mi porto ancora dietro con la musica. Cito uno fra tutti gli Osric Tentacles, che sono esponenti della scena hippie psichedelica inglese degli anni 80-90. E poi sì, tutta la scuola giamaicana del reggae e soprattutto del dub, quindi da Lee Perry, King Tubby, Scientist, King Jammy, Mad Professor e via così. Com'è il processo creativo che ti porta a creare una canzone? Come ti ho detto prima, cioè posso, magari dipende, per quel che riguarda il mio lavoro da produttore dipende dal progetto in cui lavoro, perché come produttore più delle volte sono connesso a un progetto che può essere una band o la
la programmazione di un altro beatmaker o di un altro musicista. E questo è un processo, diciamo, importante. Poi può essere che magari sia portato a creare della musica per, in solitaria, ok? Magari per sonorizzazioni, magari per progetti miei personali, e allora lì posso, sì, tendenzialmente ripercorrere tutti gli step rispetto a tutti gli strumenti che so suonare, e mi avvalgo spesso e volentieri di un batterista. Qual è il tuo rhythm preferito? Il mio rhythm preferito? Domanda. I tuoi? Ma che terba. Cioè, penso che questa domanda potrebbe avere una risposta diversa in qualsiasi giornata. Cioè, oggi il mio rhythm preferito, oggi in assoluto, credo che sia lo slam tang, perché me lo sono ascoltato in 3-4 diverse declinazioni venendo in treno qua. Quindi sono tornato un attimo sullo slam tang, che lo trovo sempre un cortocircuito veramente interessante, anche per come è nato, che era sostanzialmente la demo di una tastierina della Casio che è stata proprio registrata sui nastri, ed è stato forse il primo passo nell'era digital per la Giamaica. Parlando di registrazioni, ok, tu hai qualche macchina nel tuo studio un po' particolare? Ho un banco analogico, bello grande, XL3 della Midas. Ho delle macchine particolari, ho un sacco di effettistica molto particolare, analogica, nastro, riverberi a molla. Ho un bellissimo Tascam 388, che è un format strano con cui la Tascam negli anni 80 esplorava l'home recording, con un mixer che integrava un multitraccia nastro, 8 tracce su quarto di pollice, che è il formato 8 della Tascam, che è molto bello. Sì, dai, c'è un po' di cazzate che mi piace in qualche modo usare, che mi danno così coraggio nelle produzioni. Non ti piace invece il mixare, il far tutto in digitale, puramente? No, mi piace, cioè, ti parlo molto sinceramente, non farei niente se non avessi il computer. Ma non faremmo neanche questa intervista se non avessi computer. Quindi, sì, è veramente anacronistico. Piuttosto, senza pudori, secondo me, almeno io personalmente, amo bilanciare, diciamo, le risorse che ti può dare il dominio digitale per come viene ulteriormente sviluppato, che ha raggiunto dei livelli sublimi, e un'integrazione con delle finestre analogiche che ti permettono anche di recuperare delle texture sonore che hanno una grana, che sono, cioè, che io personalmente apprezzo moltissimo. Quindi un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Utilizzi anche degli ampli particolari per fare del reamping, oppure non più tanto? No, perché alla fine, guarda, io mi occupo più che altro di reg, quindi diciamo che la chitarra è sempre uno strumento che i chitarristi bravi, tipo quelli con cui collaboro, a volte patiscono, perché la reggae music non dà moltissima soddisfazione, perché tendenzialmente vai a registrare i suoni molto asciutti, quindi è più facile che tu registri con la chitarra direttamente in un pre piuttosto che fare l'ampli. E poi, ecco, in questo caso i reamp digitali sono spaziali. Se devo utilizzare le chitarre in un ambito strettamente legato al mio genere, chiaro che se dovessi produrre un disco dove la chitarra è l'elemento centrale, il protagonista dell'estetica della musica, allora sì, mi armerei di tutte le possibilità che, diciamo, la scelta del giusto ampli ti danno. E il basso, a me piace il basso nel pre, senza il cono.
live ti terrorizza ancora oppure no? Beh, sì. Chiaramente. Hai una scaramanzia prima di salire sul palco? No, non sono superstizioso e non voglio nemmeno esserlo, nel senso che ho un rapporto strano con la superstizione, cioè non sono superstizioso perché mi impongo di non pensare alla superstizione, però ho paura del loop che si potrebbe creare nel momento in cui cominci a pensare scaramanticamente. Qual è il posto in cui hai suonato che ti ha emozionato di più? Ce ne sono diversi. Uno sicuramente al ghetto di Kingston, del distretto 6, quando ho suonato in Giamaica, al Dub Club. E, è stato forte, perché comunque ti ritrovi a fare, diciamo, un atto di performance davanti a quelli che sono i capisaldi della tua ispirazione, perché io comunque faccio parte di quei musicisti che si riferiscono a una musica di genere, no? Quindi una musica di genere che ha una genesi, fatto sta, proprio circoscritta da un'isola, quindi la Giamaica è un posto dove se ci vai a suonare, boh, un po' ti segni. Cosa non deve mai mancare durante un tuo concerto? La corrente elettrica. Rido, ma è così. Mi è capitato in certi posti del mondo dove ho suonato, dove invece di avere la 220 c'era la 110 o altre tensioni di corrente o corrente che andava e veniva. Non è da sottovalutare. L'aspetto puramente visivo del palco, le luci, l'abbigliamento, le visual, per te sono importanti? Sì, cioè, allora, sono delle skills che se le hai le devi usare bene. Chiaramente non sono condizioni sine qua non. Può essere che tu non abbia la possibilità o i mezzi per realizzarle, però quando ci sono, sì, sono cruciali secondo me. Che strumenti usi fisicamente sul palco? Ma sul palco uso il mixer. Stasera userò il mixer. Se no, io sul palco più delle volte ho usato il basso come bassista. Oppure mi sono ritrovato anche a fare il sound engineer giù dal palco. E quindi, sì, diciamo, ho esplorato diversi aspetti del lavoro, dell'esibizione live. E come fai per suonare, tra virgolette, il mixer? Il mixer, nel momento in cui viene usato nella modalità che la tradizione giamaicana ci ha insegnato, diventa uno strumento che viene traghettato dalla sua identità squisitamente tecnica verso un utilizzo più creativo. Infatti io lo uso, cioè suono il mixer, se posso usare questo verbo, e agendo in tempo reale sul multitraccia che si sta riproducendo in quel momento, escludendo canali, escludendo sezioni, valorizzandone certe con gli effetti, oppure sovvertendo proprio la gerarchia di certi arrangiamenti, no? Quindi riesci a essere molto invasivo e anche riesci a cambiare molto la tensione emotiva della canzone per come è stata creata. Quindi sì, è un aspetto che va provato. In passato hai fatto anche dei tour in giro per l'Italia e per il mondo. Beh, sì. Come li hai affrontati? Potrei risponderti in molti modi, però cercherò di farlo in modo molto semplice. Cioè, quando vai a suonare e vai a proporre la tua musica, diciamo, l'occasione di poterlo fare diventa il fattore più importante, no? Quindi tutto quello che ne consegue, lo spostamento, la logistica, l'aereo che devi prendere, il treno che devi cambiare. Sì,
è vita, insomma, niente, niente, cioè, devi, il più delle volte mi sono ritrovato a fare dei tour dall'altra parte del mondo e mentre viaggiavo ero molto chiuso, cioè risparmiavo le energie, stavo con le cuffie, cioè nella vivi in modo molto più conservativo, più di quanto ti potresti immaginare all'idea, sai, vado a fare il tour in giro per il mondo, wow, invece è il concerto un momento importante, quindi tutto il resto è viaggio. Lockdown, in questi 2 anni sei riuscito ad andare avanti con la tua produzione musicale oppure come altri artisti, ok, ti sei bloccato? Fermo restando che è stato molto difficile fare le esibizioni live, però in studio ho lavorato molto. Ho lavorato, cioè, in realtà ho sfruttato questa circostanza per settare il mio lavoro in modo diverso, coinvolgendo più persone, quindi diciamo si è creata una struttura collaborativa, si è messo in piedi un management, quindi è cambiata ed è cresciuta, per fortuna. Cioè, so che molti miei colleghi l'hanno sofferta molto, io per fortuna sono, cioè, questi 2 lockdown mi sono andati bene. Social, li usi, non li usi? Li uso, mi faccio usare. Sarei un ipocrita a dire che non li uso perché sono degli strumenti, no? Quindi è un po' come dire, cioè uno che ti dice no, ma a me non piacciono i social, è come uno che ti dice no, a me non piacciono i libri. Cioè, boh, dipende che libri leggi, ecco. Si può fare un uso dei social molto, molto utile, tra virgolette, molto, anche molto professionale, però si può anche perdere tantissimo tempo, bisogna stare attenti. Come ti vedi tra 5 anni? Vecchio. Più vecchio. Tu hai una etichetta discografica nella quale pubblichi i tuoi lavori? Sì. Qual è? La Tempesta Dub. E con quella organizzi, fai anche il booking oppure che collaborazioni no, hai? Diciamo, è una struttura che si occupa della pubblicazione di dischi dei Mellow Mood, di Forelock and Arawak, di Dubfile, di altre realtà collaterali come sono Andrew Eye, Dolomites Rockers e basta, cioè lavora sulla creatività della, diciamo, sostanzialmente permette di lavorare e di pubblicare i lavori a cui sono più legato nel mio studio. Però facciamo quello. Hai dei progetti futuri? Beh sì, 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 sì. Ne ho molti. Sto lavorando al mio disco nuovo, un disco di inediti che uscirà nella seconda metà dell'anno. Sto lavorando al disco dub dei Mellow Mood, quindi Magnana Dub. E sto realizzando un progetto nuovo che si chiamerà Dubism con l'etichetta inglese Pressure Sound e diciamo è una partnership alla quale sono molto legato perché mi sta dando molte soddisfazioni, mi permette anche di lavorare su del materiale audio prestigioso perché molte delle tracce su cui lavoriamo sono state proprio registrate allo Studio One negli anni 70 e quindi yeah. Come vedi la scena musicale italiana? Come la vedo? Quando la guardo la vedo perfettamente declinata al nostro paese, ecco, perché io sono, cioè, seguo per quel che posso la scena internazionale, di cui l'Italia fa anche parte in qualche misura. Però la scena italiana, se mi parli della scena italiana reggae, la scena italiana reggae sostanzialmente non esiste perché è più, cioè è molto involuta rispetto a quanto era solo 10 anni fa, 10-15 anni fa, quindi non particolarmente bene. E per quanto riguarda gli altri generi, cioè l'Italia è un paese
dove si vive, cioè un paese piccolo, no? Quindi che muove dei numeri limitati, e quelli, i grossi investimenti vengono fatti dalle case discografiche in modo molto miope, quindi favorendo l'ovvio, scoraggiando qualsiasi, diciamo, atto creativo, esplorativo. Perché secondo te la scena reggae è arrivata a questo punto in Italia? Non è arrivata da nessuna parte. La scena reggae italiana sembrava che potesse dire la sua a partire dagli anni 2000 fino agli anni 10. Infatti in Italia, cioè, non... se eri un ragazzino che voleva uscire e vedere quattro fighe, dovevi andare a vederti una serata reggae, anche se non ti piaceva. Questo succedeva quando ero un po' più giovane. Adesso non è più così. Ma adesso sono cambiate molte abitudini, adesso, cioè, stiamo ancora, siamo qui ancora che stiamo cercando di capire se ci ricordiamo ancora cos'era andare ai concerti, perché comunque 2 anni di lockdown o di convivenza con eventi di questo impatto ci hanno un po' scosso. Un consiglio per le nuove leve che si stanno affacciando alla musica? Consiglio. Guarda, io vedo che ci sono delle tecnologie che una volta che decidi di non averne paura e di usarle per come vengono sviluppate, perché spesso vengono sviluppate da persone intelligenti, penso di avere più bisogno io di consigli dai giovani che viceversa, perché c'è un mondo di possibilità fuori, legato anche, se vuoi, in modo molto blasfemo, alla sostituzione che l'intelligenza artificiale arriva a dare in certi contesti, che wow, va capita, va studiata. Quindi, sì. Io suggerirei ai giovani di ricordarsi che vivono in un'epoca molto fortunata, perché ci sono grosse possibilità per fare cose belle e c'è bisogno di cose belle, quindi fatele. Ma anche, nel senso, un consiglio anche l'approccio, non soltanto dal punto di vista produttivo, cioè nel senso, non so se... Filosofico, Bravo. filosofico. Allora, io ho fatto una cosa, io ho sempre scelto quello che mi piaceva. Strategicamente non concepivo nessun tipo di strategia, appunto. Cioè, non ho mai, nei miei progetti musicali, fin dagli inizi, cioè non ho mai misurato le mie aspirazioni con quello che l'indotto del momento poteva suggerirti di fare. E io dico questo, cioè tu credi fortemente in quello che senti. Poi se quello che senti farà cagare, l'universo te lo dirà, te lo farà capire, perché nessuno ti ascolterà, nessuno verrà ai tuoi concerti. Quindi ci saranno dei segnali inequivocabili da parte dell'universo che ti dirà che non c'è bisogno della tua roba. No, non significa che ti devi fermare, devi solo misurarti con quella possibilità lì. Detto ciò, fai solo quello che ti piace. Grazie. Prego. Tre artisti che bisogna assolutamente conoscere. Anche lì, cioè, bella domanda, perché è una domanda che di solito quando ho sotto mano questi artisti non vedo l'ora che qualcuno me li chieda. Poi quando me lo chiedono è come quando ti chiedono, racconta una barzelletta. Ah, cazzo, il foglio bianco. Dai, pensiamoci. Allora, King Tubby, un uomo che ha cambiato la storia della musica moderna in diversi modi, e purtroppo solo dopo essere morto, ma comunque, assolutamente King Tubby. Quanti ne volevi? Tre addirittura. Allora, uno è King Tubby, i Beatles. I Beatles sono l'esempio lampante di quanto veramente si poteva fare nell'epoca migliore dell'industria musicale, quando vendevi milioni di singoli. E la storia di quei ragazzi lì, cioè, è veramente una cosa wow. Cioè, non si può,
Sì. Io li ho scoperti tardissimo, perciò quindi un po' me la vergogno, ma comunque questi. Quindi abbiamo detto Kintabi, abbiamo detto i Beatles, dico un terzo, cioè salto a pie pari tutto l'universo reggae, perché è inutile che dico Bob Marley, perché che cazzo non lo conosce Bob Marley, no? Quindi i Motorhead. Perfetto. Molte grazie. Viva. Ciao ciao.